aspetta Ugo. 3-1 per Real Pelham contro gli accidenti sotto una fitta pioggia. Adesso Izzo che rinvia lungo in avanti, c'è De Costanzo che combatte con Valente, tutto regolare. Russo mette bene a terra il pallone, si accentra ancora Russo, serve poi un compagno che è solissimo, ci cischia troppo e guadagna soltanto una rimessa laterale. All'indietro per Vitiello, allontana poi Francesco De Falco, la palla che termina in fallo laterale, ancora per gli accidenti. Valente, fermato da De Costanzo, ancora combattono i due. Poi il fallo laterale per ancora gli accidenti con Valente. Serve all'indietro Capitan Russo, il tiro dalla distanza, Izzo alza la palla sopra la traversa. Calcio d'angolo dunque per gli accidenti con Giorgio Valente dalla bandierina. Ancora Izzo smanaccia in fallo laterale. Vero Di Lorenzo, serve Vitiello, il tiro, subisce fallo Vitiello. Seguiamo questo calcio di punizione prima di chiudere il collegamento. La palla lo stesso Vitiello, combatte in aria. Tutto è pronto, parte Vitiello, il tiro, colpisce un avversario, Rex De Falco che salva tutto, il tiro poi dalla distanza, ancora De Falco allontana, adesso è giunta con le mani, lungo in avanti, dove poi la palla arriva a Russo, la mette giù, fermato. 3-1 è il punteggio, chiudiamo qui il nostro collegamento.